Buongiorno, benvenuti alla zuppa di oggi 25 luglio. Tanto tuonò che non piove, cioè quello che potremmo dire rispetto all'audizione ieri del Presidente del Consiglio Conte alla Camera è che quello che è successo è che i giornali sono tutti divisi sull'interpretazione. È straordinario oggi vedere cosa hanno detto i giornali su quello che ieri Conte ha detto in un'aula riguardo alla cosiddetta Moscopoli, come dicono quelli di Repubblica. Forse il pezzo migliore lo ha fatto Maurizio Crippa e voi direte perché sul foglio? Perché dice il discorso non valeva un tubo perché tutti i politici stavano sul tubo, cioè mentre l'aula vedeva uscire il Movimento 5 Stelle, non c'era Salvini e Renzi non poteva parlare, bene, Renzi parlava su Facebook, Salvini parlava su Facebook e Di Maio parlava su Facebook, il Di Maio vero, non quello che ieri il foglio mi aveva ingannato, mortacci vostra, il Di Maio fake. E quindi devo dire che veramente ha ragione oggi Crippa con quel titolo geniale, l'aula Facebook è grigia, perché poi alla fine le interpretazioni farsesche di noi giornalisti su quello che è avvenuto ieri da Conte si basano su alcuni piccoli aspetti, cosa ha detto, cosa non ha detto, perché il Movimento 5 Stelle non c'era, perché se n'è andato via Salvini, Conte attacca e Salvini lo sfida, il Corriere della Sera, tutte minchiate, basta leggere poi un'intervista fatta da Salvini al Sole 24 Ore, si vede che la sfida non è così forte. Salvini ha voluto a Mosca il Sa Savoini è stato voluto a Mosca da Salvini e non dal Ministero e non da Presidenza del Consiglio. Beh, è una cosa che sapevamo tutti. Travaglio, Conte ha dato del bugiardo al vicepresidente. Il giornale, Conte salva Salvini, quindi il contrario. Gioco di parole, Conte salva Salvini, mentre invece per il Corriere della Sera Conte attacca Salvini. E poi Repubblica, Conte sfida Salvini. Area di crisi, come sempre. Movimento 5 Stelle in crisi. Movimento 5 Stelle, Lega e Conte. Tutti contro tutti. Beh, questo semmai del quotidiano nazionale può essere la cosa un po' più verosimile nei pezzi di oggi. Farina sul Libero, giravolta di Conte che difende il suo vicepresidente Salvini. Insomma, la si vede da tanti punti di vista. Forse il più divertente poi alla fine è anche Sallusti. C'è anche un pezzo sul giornale molto divertente su un'altra questione, diciamo, laterale, ma che nasce e che è importante per l'incazzatura del Movimento 5 Stelle. È questa roba che Conte la giravolta effettivamente la fa ed è sulla vicenda della TAV. E qual è il giro che fa sulla TAV il Movimento 5 Stelle? È molto semplice, che ovviamente Conte ha detto di sì alla TAV perché costerebbe troppo, non c'ha il Parlamento una maggioranza diversa per votare contro la TAV, anzi sarebbe un'alleanza che va dal PD alla Lega, tutti quanti insieme per la TAV. E cosa fa? Dice Sallusti a Airola, che ha detto che si sarebbe dimesso come una Boschi qualsiasi se fosse stata fatta la TAV, e Di Battista e Di Stefano, tutti quanti i dati sulla TAV sono citati in un pezzo molto bello del giornale di oggi in cui si facevano fuoche e fiamme se la TAV si varrà. Voglio vedere i fuochi e fiamme di questi che si dimettono. Fantastico Minzolini che ci racconta una specie di pranzo che è venuto ieri in una zona del centro di Roma in cui c'era Conte con dall'altra parte tutte le opposizioni di Forza Italia e di Partito Democratico che dicevano Forza Conte! Tutti se la fanno così di andare a casa prima del previsto. Bellissimo. Bellissimo oggi il feltrino contro Grillo, perché Grillo ieri cita Iglesias, parafrasando la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e in realtà lui invece gli risponde giustamente Feltri a quel delinquente di Grillo, gli risponde con sono un brigante, non un re che vende sogni e non ha mai neanche catturato un drago. Ve la dico male, ma è una citazione di una bellissima canzone di Bennato in cui prende in giro Grillo, che è veramente il padre dei cialtroni italiani, evasore fiscale, ha commesso un omicidio colposo e ancora sta qua a fare la morale a tutti quanti noi. È morto. E secondo me è la notizia per un amante come me di Ridley Scott e di Blade Runner, il replicante Rutger Hauer, ed era nato in Olanda, insomma. E oggi io ho cercato sui giornali di trovare un pezzo che mi piacesse sul replicante. Voi umani, io ho visto cose che voi umani non avete mai, ovviamente, non potete neanche immaginare. Poi parla di cose incredibili, dell'energia B,
di Orione e poi quelle lacrime che si perdono come la sua vita che si perde come lacrime sotto la pioggia e la sua destino che è quella di morire, il replicante, quel monologo incredibile che io ho detto talmente male che mi vergogno, ma che tutti voi avete in testa se avete visto Blade Runner, il primo film di fantascienza in cui la fantascienza non è quella pulita, asettica, in quella straordinaria, no, che vi immaginate di un mondo del futuro, ma c'è la pioggia, c'è il Giappone, c'è la perversione, ci sono le donne, ci sono il fango, no? Quella grande fantascienza che per la prima volta, replicando un libro di Dick, diventa una fantascienza sporca, buia, piovosa, non pulita, asettica dei computer che si immaginavano nel 2019, perché quel film del 1982 racconta un mondo del 2019. Beh, insomma, io mi aspettavo un grande pezzo, perché quello è un grande monologo per quelli che hanno la mia età, forse i miei genitori o i miei nonni possono ricordare Casablanca, io mi ricordo voi umani. Insomma, oggi sui giornali non lo trovo, forse il pezzo più bello, e questo ve lo segnalo perché vale l'euro e mezzo, è quello di Romagnoli sulla Repubblica, che è quello che se io fossi un direttore avrei chiesto a un mio giornalista: chi se ne frega della vita di questo signore, chi se ne frega degli altri film che ha fatto, anche magari straordinari con Olmi, come ci racconta Merenghetti sul Corriere della Sera, ma chi se ne fotte? Rucker lo ricordiamo solo per una cosa, noi degli anni 80, solo per quel monologo, solo per quel film, solo per Blade Runner. Cazzo, vi compriamo giornali per essere letti, ma chi se ne frega della filmografia di questo olandese figlio di due olandesi? Vogliamo sapere tutto su come è nata quella frase, quel monologo, cosa vuol dire, come Ridley Scott come gliel'ha detto. Grande Romagnoli, vale il suo pezzo. Scusate il piccolo sfogo, perché è una di quelle cose che in vacanza io mi voglio leggere, perché è una delle frasi forse più epiche del cinema moderno. Facebook paga 5 miliardi di multa per Cambridge Analytica, beata lei che c'è i soldi per pagarla, è la prima considerazione che mi viene da fare, e poi è stupenda la storia di questo Harari. Tutti voi probabilmente avete letto Harari, il grande, diciamo, filosofo, ma non solo, divulgatore che tutti quanti noi abbiamo letto, ma il problema di questo Harari ce lo racconta oggi il Corriere della Sera. Sapete cosa fa? Cambia il suo libro a funzione di dove lo vende. E beh, è una cosa straordinaria. Cioè, in Russia improvvisamente le fake news sono quelle di Trump, mentre nel libro che ho letto io in Italia le fake news sono quelle di Putin. È una cosa straordinaria, ed è però una tendenza che ovviamente i giornali la vedranno come il putinismo, tutte queste minchiate qua, ma è esattamente quello che fanno in America. Ne ha scritto tante volte Varanelli sul mio sito nicolaporro.it. il politicamente corretto americano fa sì che certe storie, o ci debba essere un numero di donne in un romanzo americano, un numero di gay, un numero di, non so, gente con la maglietta arancione, non si possono dire certe cose, un certo tipo di correttezza nei confronti degli islamici che non possono essere cattivi. Ecco, se questa è la demenza degli editori americani, non possiamo pensare che una cosa demenziale come quella di censurare in Russia le malefatte di Putin sia una cosa straordinariamente assurda. E oggi Harari si giustifica pure, dice: beh, ma insomma, l'adeguo per non urtare le sensibilità dei diversi paesi. Sei un cazzone, di che vuoi fare soldi e vendere il tuo libro in Russia e ti rispetterei di più. Harari della minchia, sei il prototipo della merda politicamente corretta, che cambi in Russia perché vuoi semplicemente accondiscendere al potere russo. Ah, io sono omosessuale, dice, e so cosa vuol dire pregiudizio. No, non lo sai cosa vuol dire pregiudizio. Il pregiudizio vuol dire mantenere le proprie ragioni anche in Russia. C'è scritto che Putin ha sbagliato con le fake news, perché lo cambi con Trump in Russia? E soprattutto lo sai, soprattutto lo vali, perché fai schifo. Io che sono per ovviamente il consumismo, per la ricchezza, per la gente che riesca ad avere successo, trovo questa un'operazione commerciale disgustosa da parte di quelli che fanno i politicamente corretti. Ricordatelo, Harari. Lo trovate oggi sul Corriere della Sera. Poi il CIPE sblocca opere per 50, dice Il Sole, 15 miliardi, dice Il Fatto, ma per Il Fatto cos'è? Opere inutili, vince il fronte dello spreco, e domani ci diranno che vince il fronte della corruzione. Ovviamente Boris Johnson diventa premier, ovviamente tutti i giornali ne parlano, il Daily Mail dice
il titolo di Remain su Boris Johnson è fantastico, a pistole spianate, cioè sta a sparare a tutti. Intanto ha fatto secchi tutti i ministri della May, e poi l'ultima notizia di piccolo cabotaggio politico, ma che ovviamente riguarda molti lettori italiani: Totti dice che vuole mollare Forza Italia. Insomma, andiamo bene, e direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani, ciao!